Not even in ride, raga, ci siamo, scusate se vi ho fatto aspettare. Eccoci ragazzi, ci siamo. Siamo pronti. Caro benvenuto ragazzi e soprattutto ben ritrovati in questo nuovissimo contenuto targato Rosso Green Fox ma sui Sports Rivals. Benvenuti, grazie alla Rosso Green Fox per il raid, giustissimo, guarda che roba, benvenuti a tutti ragazzi. Capito che storia, benvenuti. Adesso andiamo un po' da Versailles. Ha fatto la stanza, penso. E sì. Scusate ragazzi, arrivo, sto cercando di capire con l'avversario. Forse c'è stato un errore. Buonasera Peppe. Buonasera caro, benvenuti ragazzi, benvenuti anche qua sui Sports Rivals, benvenuti. Lasciate un bel followetto, abbiamo superato gli 800 iscritti qua, mi raccomando iscrivetevi anche su, ovviamente sul canale YouTube di Sports Rivals. Adesso se devo con la persona poi ci siamo, come state ragazzi? Ok, allora bella notizia e la cattiva notizia. La partita che ho giocato prima non impatta sulla classifica, perché era un'altra cosa e dobbiamo farle livellate a posto.
Quindi faccio queste due partite, ragazzi, poi giochiamo assieme, eh. Allora, considerate, facciamo una cosa. Considerate che staremo assieme fino a mezzanotte e mezzo. Quindi, ragazzi, ci sarà tempo per poter fare le partite. Penso che potremo fare massimo 3 partite. Quindi, Felicity, ti chiedo il favore se puoi prendere la lista, appunto, di 3 persone che voglio giocare dopo. Il naso urgentemente. Molto urgentemente. Urgentissimamente. Allora, vediamo un pochino. Quindi stiamo cercando di capire. Proviamo di capire come metterci d'accordo. E nessuno. Avversario. Siete, ragazzi, siete vivi, sì. Siete viventi? Un attimo, ragazzi, stiamo capendo con l'avversario. No, aspetta, c'è un plot twist clamoroso. C'è un plot twist clamoroso. C'è un plot twist clamoroso. Ma chi? Scusami, ma allora con chi cacchio ho giocato? No, oggi perdo con tutti. Sono raffreddatissimo, Evox. Ma scusate, allora con chi cacchio? Questo mi sta dicendo che non abbiamo giocato. Allora, prima, con chi capper ho giocato nella... Chi è questo Hunt Dill, allora? C'è uno che è tratto a caso praticamente prima.
Porca miseria. Era un infiltrato. Pensa a te che storia. Era un infiltrato, ragazzi. Ma se io sono scioccato. Apposta, era un infiltrato. Ok. Va bene. Allora non ha impattato praticamente niente. Buono. Va bene. Meglio così, raga, non abbiamo perso. Ok, ragazzi, dai, facciamo velocissimamente queste due partite. Poi chi si vuole prenotare, ragazzi, per giocare, abbiamo tre posti per poter giocare, ok? Cioè, che incredibile, ma guarda a te che storia. Pazzesca questa cosa, io sono alli Beatles, veramente. Ok, Vivox, quindi il primo dopo. Dopo queste due partite, Vivox. Dopo questi due game ci sei tu. Aspetta. Forse non riesco più a respirare. Sei fazzoletti, l'ho anche rotto, incredibile. Eccolo qua, ti stavo aspettando. Aiuto raga, scusate, ma oggi sto proprio secco. Ok. Durante, quindi giochiamo con le livellate. Questo avversario. Non sto bene, infatti, per niente. Tra l'altro, considera. Aggiungerei che Mimox ha perfettamente ragione. Considera che, oltre che avere il raffreddore così, sono tutto indolenzito completamente. E devo fare queste partite. Per forza. Però poi dopo ci divertiamo assieme. Ci rilassiamo un po' dopo tutti assieme. Ci riusciamo un po' dopo tutti assieme. A posto. Pronti, fai vedere. Let's go. La partita con Vimox è quindi per quella dopo, ragazzi. Scusate, raga, oggi vi sto portando all'esasperazione. Però ci siamo. Siamo vivi. Siamo vivi. Siamo fuori.
Tutto può succedere. Vediamo un po'. Quindi devo resettare tutto quello che c'è stato prima, perché non ho più pallida di come giochi questo avversario. Che giocatore di Vox. Che giocatore Vivos. Buon Mimos. Cacchio è successo adesso? Perché ha quittato questo? Oh gosh. Non è hobby la chat. Sì, certo. Comunque questa versione è simpaticissima. Mi sta... Vado, un botto di sticker scemi. Mica che pazzo che è questo. È troppo pazzo. Mannaggia la puttana. Esiste di brutto, caro Brian. Esiste di brutto. Let's go. Pensa che ci fu ai tempi un ragazzo che non solo quittò dal vivo, ma insultò proprio su FIFA malissimamente. Vale un 3-0, esatto. Malissimamente proprio EA Sports, gli è stato famosissimo. Quel ragazzo era Kurt. Quel ragazzo era Kurt, ragazzi. Era proprio lui. Beh no, nel caso di maggioranza di gol, banalmente si conta i gol che sono stati fatti fino a quel momento. Funziona così, quindi il caso di quit diventerebbe 5-0. E verrebbero tolti i gol fatti, quindi in caso praticamente che tu stia perdendo 5-2 diventa un 5-0. Le regole sono così. Sì, banalmente sì, esatto, esattamente. Proprio come capita mai nei quit in divisione, esatto. Come capita nei quit in divisione, esattamente. Va bene, raga, vediamo un po' che succede. Adesso modalità diversa. E vediamo un po'. Vai, ciao Ross. Così, di giustezza. Bravo, Rashford. Bravo. Se serve con buon geriatra. No. Allora, geriatra no. Però sicuramente malattie infettive non sarebbe male. Malattie infettive non sarebbe niente male, sono sincero. Apprezzerei. Vamos, bella schifezza, però vale. Apprezzerei anche un po' di terapia, può calcolare qualche flebo, una roba del genere, no? Sarei abbastanza contento. Allora, sono partite secche, ragazzi, quindi sono le 23:16, banalmente io credo che per mezzanotte o giù di lì avremo finito. Questo ragazzo è simpa. Eh sì, Vimox, perché è andata e ritorno, capito?
Oggi devi approfittare perché lo vi reggo in piedi, eh. Quindi minimo tre schiaffi ve li devi dare. Tre schiaffoni ve li devi dare, minimo. Ma minimo proprio. Yuppala! Che golletto! Che gol ha fatto Mount? Spettacolare! Ma è partita forte sta palla, mamma mia! Oh, ci voleva perché adesso possiamo giocare un po' più relax. Lo dobbiamo recuperare per una volta, ma siamo davanti. Oggi. No, 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 Vivox, oggi credimi, non riesco a fare un cancel, non riesco a fare mezza skill, sto proprio... Sto proprio a pezzi, credimi. Ma poi, tra l'altro, sono venuto da... Cioè, vengo da 3 ore di coaching. Ah, che vengo da 3 ore di coaching, da... Da editing prima, quindi insomma, una giornata bella pesante. Qua potevo farla alta. Una giornata bella intensa. No, no, non è pianto. Dopo sono fatti. Anche io sono un po' fatto adesso. Se ce la metto. Però detto, sì, devi vincere, capito? Ti è piaciuto? Sono contento, dai. I'm really, really glad. Mai piangere. Però devi approfittare, ti sto dando un consiglio, devi approfittare. Devi approfittare di brutto. Infatti adesso cerco di giocare, guarda, il là del vero possibile. Ecco, punto. Perché poi, tra l'altro, questo non è un modulo adattissimo nelle condizioni in cui sono, perché banalmente questo è un modulo che ha bisogno di creare superiorità numerica col dribbling. Quindi facciamo una cosa, giochiamo un po' la palla. Aspettiamo, tanto l'avversario non va a un ritmo intensissimo. Quindi possiamo andare un po' più pianino. Visto, però non riesco a vedere neanche il radar, sono tutte le situazioni. Ok, adesso possiamo ripartire contro piano. Nostra. Vamos. Beh, sto sbagliando tutti i passaggi, non riesco proprio a direzionare, ma ancora le vette. Che strana scelta però per le livellate il Barcellona, boh. Non l'avevo mai vista. Come scelta, ragazzi. Dai che lì, uomo, dai che lì. Arrivi? Nulla da fa. Va bene, comunque, siamo davanti. Non so neanche quante views abbia fatto quel video sulle skill. Non so quante ne abbia adesso. È anche bello lunghetto, eh. Quindi quello un po'... Va a deincentivare, diciamo, il fatto che qualcuno voglia
Vedere o no. Vamos. Forse anche un po' prima di mezzanotte riusciamo a finire. Mi sembra questo avversario che non sia uno che mette pausa per far cambi e cose strane. Gioca così di pancia, tanto per... Guardalo Christensen, che uomo. Intervento. Peccato. Falta Sibalar. Buono. Vai. Oh. Bravo Lara, un gol questo, bravo uomo, bravo bravo. Sì, non fa cambio, gioca da topper. Letto, ci sta, giusto. Giusto, giusto. Ah, un piccolo trick. Esagerato, però. Esagerato, possiamo approfittare. Partiamo. Sto fermo, immobile come un ghiacciolo. Va bene. Bella palla. Guarda te. Guarda te. Piano, vedi, questo è il braccio. Alla fine del tratto. Ero due ore che ci provavo. Col golletto. Ah, messo in pausa. Non me l'aspettavo. Vabbè, facciamo i cavi anche lui allora.
Facciamo i capietti anche noi. Mettiamo Oyud. Mettiamo Vemiri. E poi buttiamo in campo anche il buon Sancho Panza. Oh. Quindi solo Mimox c'è dopo a giocare, raga. Vamos. Va bene, va bene. Non è, it's not a problem. Vai. Ah, che l'ha preso. In realtà non era lì, peccato. Dalla subito a San. Buono, che sei mangiato, Felix, non ci credo. Che sei mangiato. Poveri. A botta sicura ha tirato. Rigore, rigore, rigore. C'è, di rigore c'è. Vado a tirare a destra. Sì, mi sono buttato anche 10 anni prima, non c'è vivamente arrivato. Carino, carino, non male. Ho sbagliato col subito. La dura legge. Va bene, va bene. Ora ce la siamo portati a casetta. Cinismo, raga. Solo di cinismo. Anche con un po' di pazzo. Oh, cappa. Aspettiamo. Un'altra, raga, è solo tutto vostro poi, eh. Ma buon divertimento cosa? Ma cos'è? Ma buon divertimento cosa? Quindi palla il server e ti spara un buon divertimento così a casaccio. Cioè, ma che è sta roba? Cose succedono cose strane, ragazzi. Stanno succedendo cose strane oggi, veramente stranissime.
Comunque sta versione, ragazzi, si fate deciso, vi sta facendo vi sta facendo morire, veramente. Vi sta tirando sull'umore, ve lo giuro. È possibile, tutto può essere, tutto è possibile. Tutto è possibile. Tutto è assolutamente possibile. Dai, raga, che poi ci siamo. Oggi, vedi, Brian, oggi potrebbe essere la tua chance per far performare bene Collar, perché oggi video gli schiaffi, veramente, eh. Oggi, veramente, video gli schiaffoni. Allora, vediamo un pochino se l'avversario vuole fare la stanza. Ok, allora, ragazzuri belli. Qua giochi col morto, ce la puoi fare. Alla grandissima proprio, ti dico, Brian. Ce la puoi fare alla grandissima. Ok, ha fatto la stanza lui. Capitano dei Barbudos per qua. Se lo sei a Collar di testa, metti capitano dei Barbudos e Gnonto. Lo posso mettere anche senza scommessa, te lo posso assicurare. È il mio pupillo. Ma no, ma perché c'è un altro progetto per loro che è legato a Alonso Grey Fox Reload. Quando arriveremo a 20 iscritti dalla fine, poi lo vedrai. Lo vedrai. Appena sarò anche un po' più integro a livello di salute, perché cioè comunque un raffreddore così io lo prendevo veramente da un bel po', sono sincero. Un raffreddore così arrabbiato era da un bel po' che non lo prendevo. Era veramente un bel po' che non lo prendevo, sinceramente. E chi se lo scorda? Ti stai vedendo la rubrica? Era bello arrabbiato. Però che classe, Lui sì che i rigori li buttava dentro. E non solo quelli. Terzio vattatore vero. Poi purtroppo è finita quella serie. La mia preferita la porto nel cuore. Era troppo bella. Troppo bella. Infatti li voglio rendere onore. Appena arriviamo a 980 iscritti e manco di 1000, faccio una cosa con i Barbudos. Perché adesso la squadra è in nuova divisione. È scesa. Non l'ho mai più ripresa in mano quella squadra. Mai più toccata all'ultima puntata registrata. Mai più. Pronti a giocare dopo, raga? Dopo giochiamo assieme, Pappara. Let's go. Almeno 3 partite ce le facciamo. Sì, alla fine comunque tra una cosa e l'altra finiamo a mezzanotte.
Non è stato bravo qui. Uso subito il latto. Pa 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 pa. Oh, cappa. Let's go. Dai, 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 che ce l'hai? Vai. Due già. Vamos. Comunque, raga, penso che a livello di stream sia la settimana più incasinata per me di tutto. Di tutto il football 2024. Cioè, alla fine giocare comunque così. Cioè, sono sincero, è tosta, non è semplice. Non è per niente semplice. Esattamente, non avrei saputo dirlo meglio. Mi sento molto streaming zitto. Che belli, è molto sottile, caro Metal, questa è molto sottile, molto bella. E io apprezzo tantissimo. Direi che è raggelante quasi. Falletto. Raggelante, sì. Non saprei come altro definirla. Pa 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 pa. Sì, esatto, uomo, esattamente. Esattamundo. Cioè, ha sbattuto sul vivo, veramente? Mi sento qua. Peccato, che era Martial, peccato. Da Rashford ci sparava la fucilata. E andiamo, Rashfordino Marcus. Bella. Vai. Che vengono queste fitte, raga, micidiali, tipo le braccia, cioè a caso, bro. Via. Lo rischiavo. Che salti con un grillo, stoppala. Deve andare in porta.
Bella sta fuciratta, bravo Mount. Bella, bella. Buona, buona. È più abbordabile questo avversario comunque. Almeno ci possiamo un attimo riposare. Va bene, ci siamo. Ragazzi, poi dopo Vivox vuole giocare qualcun altro? Giusto per organizzare il tutto. Ho esagerato. È bella sta palla. Peccato. Ah, mica l'ho proprio regalato questo. L'ho proprio regalato, sì. Lo spazzare. Perché in realtà non volevo mai andare quel giocattolo lì, ma l'ha proprio preso. Vai. Vai Marzial, vai Marzial che ci sei. Mamma mia che sei mangiato, Mount, che ti sei mangiato. Che ti sei mangiato. Oh gosh. È schifo. Pensavo che mi sono rilassato un po' troppo presto. Essa. Mamma mia che se guardiamo. Facciamo il cambio, facciamo il cambio. Sancho. Poi Ludo. È stata velocissima. Voi Mimox, come preferisci? Come preferisci?
quanto tempo abbiamo? 80 minuti. Pura, puro fuoco. Vamos. Vediamo se riusciamo a metterla in giusto in finale. Ragazzi. Grazie di 10, caro. Ovviamente grande supporto al nostro Vax, passate anche sul suo canale, eh. Punto esclamativo Vax, raga. Autospammati. Autospammati. Carino, carino, questo lo dedico a MaxBob92, una persona a caso, un uomo casuale, un uomo random, uno spettatore proprio casuale. Basta sto kickoff, ti si ama Max, lo sai che ti amiamo tutti, tutti ti amano, tutti! Mi raccomando ragazzi, non devo ripeterlo un'altra volta. Le rotte non sono se... Mica quei messaggi mi fanno morire. Sono bellissimi. Stiamo già a fare le corse, stiamo già a fare le gare? Guarda com'è, come si è sposta. Le rotte non sono fisse. Però qualcosa effettivamente si è rotto, mi sa, che nelle persone che... Qualcosa comunque si è rotto. E non sono le rotte, fondamentalmente. E basta! No, oh, ma dai! Yes! Vamos! Godo! Meno male, meno male. Sei rimasto malissimo a perdere sta partita. Almeno l'abbiamo pareggiata. Ma è finita, eh. Attenzione, forse c'è la possibilità. Ho vinto! No, me ne ero accorto, pensavo di essere in pari. Ah, così è più bello. Così è ancora più bello. Bellissimo, credevo fossimo tre pari. Mamma mia. Mamma mia. Cioè, sono bruciato. Minchia, io ho anche febbre, sicuramente. Domani devo fare la supposta, sicuramente. Supposta di quelle... supporto supposte, praticamente. Supporto supposte. Alla grande. Bella, bella. Abbiamo finito. Oh, finalmente follower day, ragazzi. Sì, infatti.
Ti sto... Ok, bene, arrivo Vivox, ci siamo. È il tuo momento, eh? È il tuo easy per te, guarda. È ora o mai più, Vivox. Senza pressione, eh? Senza pressione, tranquillo. Senza pressione proprio. Ho troppe HK, ok. Voglio... usare Ankara Messi e gli diamo però a Leo il l'ancoraggio, altrimenti stavo pensando a una cosa, vi prendo il famoso modulo meta e qua che non esiste tra l'altro e qua vado. Ho voglia di 4-3-3, sinceramente. Perché voglio vedere se Messi in questo modulo riesce a trovarsi un pizzico meglio. Un pizzichiello meglio. Andiamo con... proprio Messi. E voglio provare anche... anche tutti però lì. Così, vedere cosa... cosa succede. Tutti io di gioco qua provetto contrattacco tabellatore, anzi ti dirò di più volevo vedere una cosa, allenatore, ci mettiamo il buon Terak, vediamo un po' che succede. Istruzioni, difensivo su Riker, difensivo su Koundé, contropiede su Sheva, contropiede a Messi, vediamo così, vediamo un po'. Ti dirò di più, fa all'esterno Leo, yeah. Ti gioco questo moduletto. Ti è stato bene, torna sempre a casa. Funziona così. Mi sembra anche giusto. Ah, così, proprio come stanno, giochiamo. Arrivo ragazzi, scusate un attimo, oggi è la giornata particolare. Bella stroga, Fili! Grazie per il follow, grazie anche a Macipu per il follow, benvenuti ragazzi, benvenuti. Benvenuti a tutti e due. Non so per quale motivo non sento... sento gli alert. Grazie ragazzi, benvenuti. Come va Fili? Ok. Let's go.
Mivox lo dovevo senza pressione, senza pressione, senza pressione. Lo vedo senza pressione. Benissimo, Fili. Benissimo, benissimo, caro. Benissimo, anche se un po' raffreddato. E per questo molto scarso in game. Perché ho appizzicato, lo sai. Mi sta veramente ammazzando. Non riesco proprio a concentrarmi, a vedere il radar, a switchare. C'ho la mano tutta in ore in zitta. Lavoro da Dio. Sono troppo contento. Sono contentissimo. L'unica cosa... Adesso, vabbè, sto spingendo tanto. Sia al lavoro che appunto con la mia attività. Qua, quindi sto facendo due lavori. Però fino a quando ce la faccio, vado avanti. Ovviamente la priorità, anche perché, sono sincero, lo sai che a me l'ipocrisia non mi è mai piaciuta. Non ha molto senso smettere di fare tutto in questo momento e concentrarsi... banalmente no, solo sul lavoro, cioè su Amazon, perché il contratto ce l'ho fino a dicembre, quindi poi dopo chissà che cosa succederà. Quando ed eventualmente se dovessi firmare un indeterminato, allora potrei anche valutare di chiudere la partita IVA e via. Ma il lavoro anche con la partita IVA in realtà va bene, perché appunto stiamo lavorando qui con gli Sports Rivals. Poi c'è un bel progetto e sono molto contento. Poi tengo d'occhio con molta attenzione, perlomeno sto guardando su internet, perché io non ho di base, perché dovrei essere su canale 5, dici. Non ho di base, non sono riuscito a farmi dare la beta, però sono molto curioso di questo UFL. Per quanto riguarda i football, banalmente, mi autodefinisco un po' lo streamer carontero di questo gioco, perché secondo me non ha molto futuro questo gioco, credo, cioè nel senso, perlomeno su quello che ci si potrebbe aspettare, no? Nel senso che comunque sia, cioè non ha futuro se aspettiamo Konami. Aiuri, veramente una cosa del genere non sarebbe male. Se invece mi piace il colore, perché dire mi piacciono i neri suonava malissimo. Vai Fili, ti ascolto. Io sono contento semplicemente, comunque ti dico la mia, di divertirmi e basta con la mia community eccetera. Solo che, allora, sto periodo sono veramente... Ah, questo è interessante, è la prima volta che lo sento. Cioè dici che per eccessivo realismo non sono riusciti a... Cioè per una ricerca... Del realismo sono riusciti a ricreare tutte quelle animazioni che magari c'erano prima, perché sono troppo complicate. Oppure il motore tipo non lo so, è esagerato. Però oddio, non è del tutto secondo me campata per aria come teoria, perché effettivamente anche FC24 a livello di gameplay ha perso molto. Cioè ha perso quell'atto divertente, no? Quell'atto che io inizialmente criticavo. Attenzione, eh. Io inizialmente quell'atto lì lo criticavo. È diventato un gioco un po' pesantuccio per l'utente medio. Mentre il football, tutto sommato, alla fine è leggero. La strada brutta che ha preso il football, secondo me, è... Sì, ho capito quello che vuoi dire. La strada brutta che ha preso il football, a mio parere, è più che altro nell'aver pompato tantissimo a livello di carte. Ma veramente, veramente tanto. E non aver tirato fuori contenuti a fianco, no, a tutto questo. Quello io credo che sia stato l'errore più grande di questo gioco. Perché
comunque tu nel momento in cui tiri fuori carte con la pala, così sei costretto, tra virgolette, a tirare sempre di più carte più forti, carte più forti, carte più forti. Insomma. Però Brian hai ragione, c'è la base praticamente della... cioè, ma io faccio, lancio anche una provocazione, no? Nel senso che, allora, questo è un problema secondo me molto, molto italiano più che... bravissimo Brian, cioè sono perfettamente d'accordo. Se la tua FIFA appunto... Però la maggior parte dei content, praticamente, sto vedendo che si lamentano della ripetitività dei contenuti. Perché, ripeto, per noi che magari giochiamo appunto a PES, no? Più noi, mi ci metto io, ma banalmente, no? Cioè, anche tu il primo anno che hai fatto su FIFA l'anno scorso, l'hai fatto totale. Comunque sia, ovviamente, cosa... Sì. No, Dani, ma perché? Comunque, loro sono tantissimi anni che fanno la stessa cosa. Cioè, banalmente, il football per noi è 3 anni la stessa cosa, ma per loro il foot, inteso come lo conosciamo noi, è praticamente la stessa cosa da 12 anni. Denny Anarchy, stai dicendo. Vabbè, ma Denny però fa sempre dei numeri, eh. Denny streama a quell'ora però, eh. Denny fa da sempre dei numeri perché è uno youtuber amatissimo. E in Spagna comunque il gioco è più seguito. Tu pensa che ci sta uno streamer che si chiama Cody Strove, anche lui molto simpatico, molto bravo. Sembra però... Però sono diversi, Dani. Può sembrare, ma sono molto diversi, te l'assicuro. Lui è molto bravo, molto simpatico. Cioè, considera che Denny è un po' il top, no? della gamba in Spagna. Ma c'è una community molto diversa in Spagna rispetto alla nostra. Sono molto più leggeri, molto più simpatici, più genuini. Aspetta, non sto dicendo che la community italiana... Sì, un po' sì lo sto dicendo, sinceramente. Nel senso che siamo un po' melma perché ci scanniamo molto per fesserie. Loro invece sono molto... Cioè, c'è una bella collaborazione anche tra i giocatori, no? Che sono forti. E i content proprio vari ed eventuali. Cioè, sono tutti, tra virgolette... Allora, Denny Anakin è praticamente un po' l'Alonso Grey Fox, il Medrassa della situazione, no? Un giocatore bravo, ma che non arriva a livello, magari... Dei top, ma che intrattiene, ecco. Denny è un po' così, però la community di Denny segue molto volentieri magari anche lo streamer più leggero. Tipo, ci sta per esempio uno streamer che si chiama Provure Soakin, che attualmente in Spagna fa i miei numeri, quindi fa ora 70-75 spettatori, 60-50, quello che è, tra i 50 e i 70, mettiamola così. Ma corrisponde un po' come streamer, tra virgolette, a quello che può essere Fragne, ok? Perché Fragne è simpatico, è leggero, è tranquillo, ok? Fragne però qui in Italia attualmente, poi crescere, sono sicuro che crescerà Fra, perché è bravissimo. Però qua in Italia Fra attualmente fa una media tra i 10, no, e i 20 spettatori sui football. Cioè, c'è molto più affiattamento di specs, no? Non ci sono rivalità tra content, nessuno si offende, si prendono molto in giro tra di loro, si organizzano i tornei anche tra di loro. C'è una bellissima community, quindi tu devi pensare che i 300 di Anakin praticamente sono come quando io faccio 90-100, capito? Sì, ma Denny anche se porta divisioni. Però, allora, il tuo discorso è giustissimo, eh. Denny anche se porta divisioni, per farti capire, siccome il suo canale YouTube ha una roba tipo, penso, più di 100.000 iscritti, Denny anche se porta divisioni, banalmente ti fa serenamente anche 200 spect. Perché, comunque, in Spagna il gioco è molto seguito, c'è una bella community... super tranquilla. E poi comunque Spagna uguale, non solo Spagna, ma appunto Argentina e tutta una serie di altri paesi del mondo. Comunque sono numeri importanti di Denny. Ma lui, ripeto, è un bravissimo youtuber.
Cioè, vatelo a vedere il suo canale, Brian. È proprio top, è bello. Però, te l'ho detto, lì... Eh sì, Fili, è vero. Ma perché comunque ti tengono. Comunque quei contenuti ti tengono attaccato, perché sono contenuti varangeriali. Anche se mai ripetitivi nel corso degli anni, sono contenuti varangeriali che ci possono stare. Poi c'è un database comunque che viene aggiornato. È upgradato, capito? Eh sì, dove? Guarda, ma banalmente, se tu ti fai... Ma infatti l'idea che abbiamo fatto con gli Sports Rivals di unire i content è anche un po' quello. Io mi auguro sinceramente di riuscire molto presto, penso già a fine anno, di fare una live con tutti i content di Sports Rivals tutti assieme. Cioè, è una cosa che desidero fare, no? Che poi spero che possa diventare anche un'abitudine. Cioè, impostarla un po' in questo modo. Un po' sì, raga. Cioè, nel senso, poi da me è un po' un'isola felice. Da noi. Non da me, perché siete voi. Poi, alla fin fine... Ripeto, è chiaro che però il discorso che fa Brian è che dice... Quando ci sono gli spacchettamenti... c'è il picco di views, è vero. Quando è che io supero i 100? Quando spacchetto, è ovvio. Ma quello penso che sia un po' una roba anche tra virgolette proprio dell'italiano in sé. Perché il content che va, cioè il contenuto comunque di FIFA che va più forte è lo spacchettamento. Però allo stesso tempo, se tu vai a vedere magari i commenti tipo nelle community e cosa, c'è sempre quello che ti dice: sei uno scioppone, ma quanto è come... Ma scusami, ma se è proprio veramente il contenuto che in realtà più di tutti viene richiesto, e probabilmente viene richiesto anche da te che stai commentando in questo modo, cioè, ma non è una cosa che è un po' un controsenso, banalmente. Ah beh sì, certo, ma perché... Vabbè, Vieira ci può stare che venga aperto così. Magia sul mobile quanto viene aperto. Poi... Allora, considera Fili che però... Tra virgolette è un po' lo stesso problema che c'è su FIFA, Cioè, non so se hai visto l'ultimo... Uno degli ultimi video che ha messo Mike su FIFA. Forse l'ultimo... No, forse il penultimo. Che parlava proprio di questa cosa, Parlava veramente di questa cosa. Quella italiana per una buona percentuale è un po' marcia. Tant'è che comunque sia, io tra virgolette credo di aver avuto la grandissima fortuna di avere quell'atto della ma forse anche per un lavoro di filtraggio che è stato fatto nel corso degli anni, di avere la fortuna di avere il top, cioè la parte sana di quella community, e magari anche di aver fatto cambiare idea a un tot di utenti che magari avevano un determinato comportamento. Però cresciuti, Fili, il problema è quello, cioè perché la problematica di questo gioco a livello di community italiana è proprio tra virgolette il... Cioè, è l'uomo grande, l'uomo della mia età, della tua età, che si comporta in una maniera che non ha veramente un senso. Cioè, ripeto, già il controsenso del pack opening, no? Che è la cosa che viene richiesta di più, e poi ti vedi l'insulto perché hai shoppato la squadra. Ma che senso ha? Bella Vivox. E comunque del video di Mike, sì, però è più raro. Cioè, allora, un messaggio dove mai ti dicono che rivale tra te e te, cioè tra te e l'avversario, ci può stare. Però se tu ti apri a qualsiasi community, tipo anche banalmente Facebook, no, o spagnola, difficilissimamente andrai a trovare, cioè, commenti un po' strani come puoi trovare
in una qualsiasi altra community italiana, non tutte, ma quasi sì, però. Boh, dai, allora, a me sinceramente non riesco veramente a capire per quale motivo non vanno a mettere anche i giocatori disponibili con i GP, magari anche banalmente a cifre impensabili, 10 milioni, 20 milioni, quello che è, prometti. No, Brian, io, boh, vabbè, credo di avere ancora il follow a qualcuno, si è fatto un po' il tonalino oggi. Di avere il follow a qualcuno, tipo banalmente tipo i Football and Friends, che è una community bellissima, i Football for All, che ormai è congelata, ma era nata con intenti, comunque, beh, è quello, Fili, cioè, capito, è quello il punto. Sì, mancano i pool. Allora, i pool del lunedì sono stati sostituiti dalle vecchie icone. Però il giovedì escono altri pool da 150 a livello di Showtime. Ma io l'ho detto, guarda, banalmente l'ho detto già in un'altra live che avevo fatto sul mio canale, che secondo me non è neanche dato il preconcetto che tu fai uscire le carte, no? Perché quello ci può stare. Hai deciso di trasformare il gioco in un sistema dove banalmente chi acquista di più è più avvantaggiato, a posto, vabbè, ci può anche stare come concetto, no? Va bene, è ripartito con un'altra idea, ma è cambiato in corsa, va bene. Però se tu mi metti le carte, mi devi dare così, mi devi dare sia la possibilità di prenderle in un altro modo e farle avere comunque sempre, perché banalmente mi metti questo pool a modo di slot machine, ma a differenza dei potu che mai c'è un recap a fine anno, queste carte poi magari non usciranno mai più. Se uno di base è, non lo so, al mare, in montagna, in vacanza, a lavoro e non può girare questo pool, e dice, cavolo, io però le volevo, e non puoi girarlo neanche dall'applicazione, cioè... Sono tutte... Ciao, Dore, benvenuto, caro. Sono tutta una serie di cose, a mio parere, tutta una serie di errori anche di marketing che... Boh, cioè... Però, Brian, allora, questo tuo discorso sarebbe giusto se poi non venissero spesi tantissimi soldi in licenze, ma credo che da questo punto di vista si stia andando, però, verso un ridimensionamento. Si sente molto... Oggi Toro mi reggo in piedi, ti giuro, non riesco a fare neanche, ho fatto un torneo, ho perso due partite, ma non riesco proprio a switchare, non riesco a guardare bene il radar, sono stanco, cioè non riesco, non mi trovo, ma proprio cotto questo raffreddore, davvero. Sì, Fili. Allora, di base il calcistico poi ha preso una piega, onestamente, che ammazza un po' il giocatore che vuole giocare semplicemente per divertirsi con gli amici. Fa che è tutto un competere, tutto un voler primeggiare. Io per primo, però io nasco come giocatore competitivo. Se mi metto un attimo nei panni del... sì, dopo la live assolutamente andrò a letto. Se mi metto un attimo nei panni del giocatore magari medio che accede così per farsi due partite, oppure semplicemente anche di quel giocatore che si vuole migliorare ma senza incappare in determinati atteggiamenti come quello che ti spara le 4 esultanze, le 5 esultanze, perché secondo me poi nel gaming c'è un concetto sta verone, Fili. In famiglia tutto ok? Qua. E ti saluta tanto, tra l'altro. Ogni tanto mi chiede di te, Grazie di cuore, lo Straonerd. Benvenuti, ragazzi. Ovviamente, permettetemi di invitarvi a seguire il nostro generaliello. Di seguirlo. Che ho già fatto una bella live. Ritroverete la sua live, se non l'avete vista, tra l'altro, sul canale YouTube di eSports Rivals, quindi mi raccomando, seguiteci, vi aspettiamo. E niente, un po' il discorso è questo, ragazzi. Io credo che si stia un attimino rischiando col calcistico in generale. Tant'è che, sinceramente, io non... Guarda, se dovesse restare così,
Dipenderà da tutta una serie di cose. Sì, Fili, allora è un progetto. Allora, Sports Rivals in realtà è una realtà che esisteva già. Che esiste già da sette. Questo è il settimo anno che c'è. Però era una realtà. È una realtà che. Che grande Ale. Ma stiamo. Ma anche noi banalmente. Massimo, se c'è qualcun altro che vuole giocare, faccio un'altra partita. Andiamo a dormire. È una realtà che si occupava solamente. Che si occupa ancora di tornistica. Ma ai tempi si occupava solamente di tornistica. Sia lato PES. Perché lato PES praticamente si occupava soprattutto di 10 contro 10. Sia lato FIFA, dove si occupa e si occupava di Pro Club. È stata acquisita da altri ragazzi che hanno deciso di investire, hanno deciso di trasformare questa realtà anche in una piattaforma di intrattenimento, e poi il sito Esports Rivals e tutto ciò che concerne Esports Rivals, buonanotte Vimox, andrà banalmente a essere cambiato molto presto, nel giro di un 3-4 mesi, in una realtà completamente, completamente diversa. Ringrazio Warco per il follow, benvenuto Warco76. Ciao Ruben, grazie per essere passato. E praticamente abbiamo creato assieme ad altri streamer, sia di FIFA, che per esempio c'è il Salva, poi qualche altro piccolo streamer come Franz, e Fede, Cronaca. Abbiamo creato un palinsesto banalmente di content creator che vanno ad alternarsi, stile come era Every Eye, no? Praticamente, cioè l'idea di intrattenimento comunque all'interno del canale. Buonasera Warco, grazie di cuore per il follow, grazie di scrivere per la prima volta in chat qua sui Sports Rivals. E poi abbiamo inserito anche la corsa virtuale, no? Quindi c'è la Formula 1 oppure Assetto Corsa, queste robe qua che ci sono il giovedì, cioè le trovi il giovedì con un altro content che abbiamo inserito. Quindi no, un bel progetto, ripeto, sono realtà come questa secondo me che possono essere la speranza comunque sia dei giochi calcistici, perché quello che andremo a fare anche a livello di filtraggio di tornei è tipo filtrare appunto i giocatori in base a quanto hanno giocato, i risultati che hanno fatto. Quindi banalmente ciascuno gioca con giocatori del suo livello, del proprio livello. Però poi oltre a questo volevamo tra virgolette offrire anche l'intrattenimento, no? Quindi creare un contesto, cioè sono molto similari a come ho fatto io streaming in questi anni, quindi cercare di collaborare con tutti, cercare di, infatti sono molto contento di aver messo su questo team, perché tutte le persone che sono state inserite sono persone, vedi Max Bob 92, tutte persone che cercano di costruire comunque altri tornei, o comunque sia di creare aggregazione, tipo il Salvo 89, che è una persona che sta a 360 gradi su FIFA, lo trovi sia sulla compravendita che nel singolo comunque, oppure banalmente nel tutorial, nell'intrattenimento, insomma ne sa fiotti. Oppure c'è anche il lato casterizzazione, quindi dove ci stanno il Franz, Fede, che nella vita oltre che lavorare al di fuori dell'ambito sono anche telecronisti, quindi hanno il tocco giusto. Ci sta appunto qualcosa che poi torna, portiamo sia i Football 24 che FIFA, quindi che FC24, che banalmente appunto in questo momento Formula 1, ma penso che vedremo anche Assetto Corse. Via, ciao Anzo, benvenuto. Quindi sì, allora i content, diciamo che per dirti, lo Strano Nerd ha piena libertà di poter portare se vuole anche FIFA, però per ora giustamente sta rivedendo penso una crescita di nuovo sul suo canale, no? Con i Football 2024, e quindi in questo momento anche sui Sports Rivals si sta concentrando molto proprio sui Football 2024. Ma ho cercato di variegare, l'unico problema, diciamo, io vorrei inserire ancora un po' di più FC24, ma forse tutto sommato non è stato un errore ricalibrare, no, il palinsesto in questo modo, perché
Comunque lo streamer di FC24 costa tantissimo. Partiamo da questo presupposto. C'è uno che fa magari un 100 di media di spettatori, un 120 di media di spettatori. Comunque su FC vai a pagarlo anche, insomma, vai a pagarlo un bel po'. Non posso dire le cifre chiaramente perché sono confidenziali, ma lo paghi molto di più di uno streamer magari di football che ti fa le stesse cifre, perché comunque sia ed è giustissimo che sia così, il palco spettatori di FC è nettamente superiore rispetto ai football, quindi sicuramente vorrei portare più FC24, però c'è anche un distacco, cioè anche con lo staff, no? Perché comunque io sono a capo dell'area social e della creazione, no? di contenuti e dei content creator, no? Che stanno dietro il progetto. L'unica cosa, il problema di andare a prendere un content di FIFA è che su FC24 ci sta una spaccatura. Io ti consiglio Inzaghi, caro Xe, perché di base Inzaghi è uno dei pochi allenatori con cui puoi switchare tra contropiede e contrattacco, anzi l'unico, senza andare a perdere più di tanto. Cioè, dicevo, su FIFA ci sta una spaccatura devastante tra content creator che fanno 1000, 10.000, 5.000, almeno in Italia, spettatori, e piccolissimi content che appunto ne fanno 10, 15, eccetera. Cioè, è difficilissimo trovare il content che ti fa una media di 70 spettatori in Italia, dico. Difficilissimo, quindi c'è proprio una spaccatura disumana. Anche Tenang non è male, però secondo me Inzaghi tra i 5 allenatori risulta essere il più forte. Se passi sul mio Twitter, Xe, quindi Twitter Alonso Grey Fox, troverai, scorrendo, no, nel profilo, troverai la recensione di ogni singolo allenatore boostato e credo che ti possa aiutare. Però Inzaghi e Tenag, secondo me, anche in base ai giocatori che ci sono in palio, risultano essere un po' quelli più adatti. Ragazzi, c'è qualcun altro che vuole farsi un'ultimissima partita? Altrimenti possiamo andare tranquillamente in chiusura. Possiamo chiuderla qua. Diciamo, Fili, che di base attualmente è un investimento per ora, tra virgolette, tanto a perdere. Però quello su cui Sports Rivals va a puntare chiaramente è un po' sì, abbastanza, Xe. Quello purtroppo da milanista te lo devo dire. Puntiamo sulla torneistica, perché chiaramente con il lancio del sito nuovo e dell'applicazione che stiamo sviluppando, vieni Michele, vieni, allora chiudiamo con te, che stiamo sviluppando fondamentalmente, poi da lì i guadagni andranno ad aumentare. Tra l'altro, comunque sia, stiamo lavorando anche per fare tutte le cose comunque in regola. Però la vera fonte di guadagno per la realtà che andremo a creare sarà assolutissimamente il sito e l'applicazione. Lato streaming è praticamente quasi infattibile, no? Tant'è che comunque sia lato streaming che lato YouTube stiamo semplicemente cercando di fare crescere il più velocemente possibile, no? I social, perché banalmente queste realtà poi saranno terreno fertile, no? Saranno terreno fertile per... Ok, è partita la lezione, tra l'altro, sto riuscendo, l'ho convertita in AV, te la sto mandando proprio adesso su Telegram. Saranno terreno fertile per giocatori che vorranno partecipare, quindi questo è un anno di espansione. Xe, purtroppo qua non lo trovi, devi andare su... Ti aiuto, aspetta, questo è il mio... Non so se tu sei iscritto al mio canale Twitch... Questo è il mio canale Twitch, ok? Quindi praticamente dalla mia chat puoi scrivere punto esclamativo Twitter e troverai poi... perfetto, te l'ha lasciato Felicity in chat. A posto, ok?
Ok, sei iscritto. Ok, e sei iscritto per caso al mio canale Alonso Gray Fox Reload? Ecco. Sì, no, 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 ma è corretto quel numero, Brian, ma inarrivabili no. Se ci fosse un progetto, diciamo così, sensato, fatto su un lungo periodo, secondo me non sarebbero neanche inarrivabili. Cioè, questo è un gioco che banalmente io non ti dico 30k di spettatori, ma banalmente 10k di spettatori li può fare serenamente questo gioco. Ma proprio senza paura. Cioè, se ci fosse per dirti un evento comunque in VL, ci fossero le divisioni, ci fosse una master, ci fosse una modalità interattiva particolare, ma probabilmente ci fosse anche quella che potrebbe essere una simil compravendita. Ma gli investimenti sul gioco, Brian, tu sei convinto che non ci siano? Ma guarda che Konami in questi anni, lato i football. Grazie, Fili, lo sai, ma di base, come ti posso dire? A me già il fatto che tu sei qua in chat sempre per me è la più grande forma di sostegno. Poi se avremmo intenzione comunque di cercare altri collaboratori, sponsor, perché no, content, perché comunque tu l'hai fatto, no? Quindi magari potrebbe essere una cosa per cioè, vedi, tipo, banalmente, se a te venisse voglia di rimetterti in gioco a livello di streaming, eccetera, io ti butterei tranquillamente a farti fare un po' di live di FC24. Senza problemi. Sì, Xe, oltre che per le statistiche singole, a mio parere, è proprio una questione di reversibilità, no, tra i vari stili. Cioè, il fatto che comunque sia tu da contrattacco puoi passare a contropiede, per me è micidiale. C'è una cosa che di base non esiste in nessun altro allenatore, parliamoci chiaro, cioè. Non lo trovi, perché tutti gli allenatori che stanno, per esempio, su contrattacco sono reversibili con vie laterali. Tutti gli allenatori che stanno con contropiede sono reversibili su possesso palla. È un allenatore unico. E non tutti, questi contropiede possesso palla. È un allenatore unico in game. Io non lo prendo solo perché è interista. Se no, il primo che sei andato a prendere. Assolutamente, Brian. Più che pubblicitari e produttori, hai detto bene la seconda, sviluppatori. E allora stai a cavallo, Xe. Sei a postissimo. Xe, ma tu sei iscritto sul nostro canale YouTube di Sports Rivals? Ci stai, uomo? Sì o no? Sei iscritto, caro? Anche sui Sports Rivals? Non ci credo. Anche sul canale YouTube di Sports Rivals. E voi ragazzi siete bravi come il nostro Xe? Devo leggere per forza la desinenza perché ASZ non ce la va. ASZ Xe non riesco a dirlo. Non riesco a dirlo. Quindi vado solo con Xe. Abbi pietà di me. Anche rima. Xe, abbi pietà di me. Non è male, non è male. No, sono indietrissimo, Xe. Considera che non sto per niente giocando, se non qualche partita così in live. E mi sono messo banalissimamente a cioè, mi sono messo banalissimamente a fare partite con squadre surreali. Poi sono 3-4 giorni che ho questo raffreddore che mi sta ammazzando completamente. Quindi, boh, penso addirittura di essere 3 millesimo. Ho giocato zero in divisioni. Però
questa season forse se ho fatto 50 partite è molto, ma senza tryhardare. Cioè, ho voluto fare una season di stacco. Forse adesso, la prossima season che inizierà il 7 dicembre, magari, perché poi mi sto anche organizzando, no, col nuovo lavoro, magari mi organizzo per giocarmi un tot di partite, perché comunque, cioè, io rimango un giocatore competitivo, no? Quindi ho voglia sempre di mettermi in discussione e tutto quanto, però allo stesso tempo... sono un po' assuefatto, ecco, mettiamola così. Non ho più quella garra, quella fiamma, no, che avevo un po' di tempo fa. Quindi gioco molto pigramente, ecco. Non sto magari a star concentrato sui dettagli, eccetera. Allora, secondo me più che fare una cosa del genere, perché gli imbalsamati sono già un esercizio, secondo me, di troppo stile, si potrebbe fare una squadra più che altro senza nessuna epica. Ecco, questo sì. Ma anche banalmente andare coi contratti mirati. L'unica cosa che dovrei... Oppure con le monete regalate. Perché con le monete regalate, cioè quelle che ogni tanto ti fai con gli ingressi e con gli eventi, ti puoi prendere i Player of the Week, no? Quindi a seconda del Player of the Week che hai, si può fare. Magari potrei fare una terza squadra che mi porto su, dove faccio appunto gli episodi, eccetera eccetera. Una terza squadra che mi porto su, che poi possono essere sempre rimbalsamati, nel senso che comunque sia, c'erano un paio di giocatori che mi erano usciti, come quel Bellingham giocatore chiave e altri giocatori così. E poi aggiungerci contratti mirati, solo free e monete regalate. Sì, si può fare assolutamente. Quello sì, Xe, confermo, è forte, a me piace molto. Quello si potrebbe fare. Una cosa anche che tra l'altro mi darebbe motivazione, perché comunque mi sono abituato troppo a giocare con queste carte assurde, no? Ecco, fare una squadra invece equilibrata a zero shop potrebbe essere anche una cosa a livello di stimoli, no? Si potrebbe fare. Ma è una bella idea. Una squadra, adesso come porterò l'imbalsamati in divisione 1, trasformerò proprio l'imbalsamati in quel tipo di progetto lì, no? Quindi si vanno ad aggiungere i giocatori, oppure potrei anche farlo con i Barbudos e lasciare l'imbalsamati per qualcos'altro, no? Come squadra giocatori standard, eccetera. Problema. Potrei fare anche così, Il problema però è che se io faccio tutta la season così e magari c'è un momento in cui voglio usare l'epic e rimango bloccato, dici cacchio, non le posso usare con questo account. Invece se però se mi prendo già i Barbudos, perché ti spoilerò il progetto che voglio fare con i Barbudos. Il tipo di live che voglio andare a fare con i Barbudos. Quando saremo a una ventina di iscritti rimanenti per arrivare ai tanto attesi 1000 iscritti, andrò a fare una maratona bella lunga, dove prenderò i Barbudos, ok? E dalla divisione 9 in un giorno li porto su in divisione 1. Sarà la live penso più lunga di sempre, proprio per arrivare ai 1000 iscritti. Te lo spoilerò già, sarà una live lunghissima. Quindi poi, una volta che ho quella squadra che è in divisione 1, la riplasmo banalmente e ci faccio gli accessi tutti i giorni, recupero le monete, tutto quanto. Vedo se ci sono tipo contratti mirati, cose così. E poi vediamo, prendendo quella squadra, fino a dove si può arrivare.
Ma io penso che si possa arrivare abbastanza in alto. Abbastanza in alto senza. Ma Brian, io ho fatto anche maratone di 24 ore. Cioè, insomma, qualcosa l'ho fatta. Poi la live lì la recuperi su YouTube, capito? Dom c'era, sì, le ho già fatte, tranquillamente, 24 ore, poi riposando anche un pochino. Non ho fatto mai 24 ore tenendo gli occhi aperti e attaccato allo schermo, facevo degli stacchetti e tutto quanto, però l'ho già fatto. L'ho già fatto, una tantum lo posso rifare, più avanti però, molto, molto più avanti. Io credo banalmente... Cioè il canale adesso sta crescendo, quello Reload, no? Sta crescendo da solo, sta crescendo piano piano, con calma, tranquillissimamente, senza fretta. Cioè ho fatto una live per dire lì sul canale, è stata la mia prima live che è finita poi come ho perso la partita. Oh vabbè, ma quello poi, cioè lì dalla si può dividere anche ad episodi, cioè nel senso io lo posso fare in una live unica, ma poi vado a ricaricare i video se la tua preoccupazione è non vedere la scatola in divisione 1. Ma non lo scopo di quel tipo di rubrica non è tanto portare, cioè con i Barbudo sì, però poi la squadra come andremo a farla evolvere sarà una squadra completamente free. Anche perché nei Barbudos, cioè sono quelli che vedi, non c'è nessun giocatore, neanche di quelli regalati in quel, cioè tutti giocatori standard. Sono tutti giocatori standard. Quindi è una base da cui si può tranquillissimamente partire, no? Per poi andare a creare quel tipo di squadra con i contratti mirati piuttosto che con le monete regalate, eccetera eccetera eccetera. Assolutamente. Perché gli standard comunque rispetto ai football 2023 hanno il vantaggio che tanti punti che mai dovevi dare sullo stile non vai a darli. Quindi quei 3 punti in più su statistiche importanti qua e là li rosicchi, dai, un po' riesci a rosicchiarli. Poi per carità, ovviamente ormai, ma anche su certe carte potu assurde che erano uscite tempo fa, c'è un abisso comunque che inizialmente nel gioco non c'era. Cioè, partiamo da questo presupposto. Cioè, questo abisso clamoroso che c'è adesso tra le carte standard e le carte no, ma già banalmente potu, non scomodiamo neanche big time, epici, boost, leggende, compagnia. Cioè, ma che... Cioè, non c'era questo... Bello questo. Non c'era questo veramente, questo distacco disumano tra le tipologie di carte. Cioè, è un distacco... Io sono scioccato di questa cosa. Perché? Ma c'è ancora Donnarumma in campo, l'ho tolto. Ha fatto la palla a fine... Ma spostati! Santo Dio. Vuoi vedere? Sì, c'è ancora Donnarumma. Oh, Donnarumma! Ostico, Ostico. Osticissimo. Vuole stare in campo, fare cappelle su cappelle. Non si arrende. Non si arrende, ombre. Non si arrende Ombrito.
Sì, si è perso moltissimo. Ma non so se è tanto una questione di depotenziare o siano stati magari troppo potenziati gli altri. Secondo me è più questa seconda opzione, eh. Più questa seconda opzione, Brian. Batman, sì, sto giocando con i follower. Non c'è nessuno in lista. Che ore sono? Ma guarda, se ti va l'ultimissima con te la faccio volentieri. La faccio volentieri. Luna, però è tardino, Ve velocissimo, velocissimo, eh. Velocissimo, velocissimo. Grazie a te, caro. Vai, vai, se vuoi invitami pure così accorciamo i tempi di distacco. Cancelo non è mai stato incrollabile, però, eh. Attenzione. Poi, vabbè, ci può stare Fabinho che sia diventato forma normale perché tutti i giocatori che si sono... Ma quale Cancelo hai? Incrollabile. Qual è il Cancelo incrollabile? Non me lo ricordo un Cancelo incrollabile dall'inizio del gioco. Ma dove giocava? City? Incrollabile, versione di carta del 2022. Bella, Mickey. Edizione 6 del 2023. Mickey, vedi un po' se ti è arrivato il file. Bella, bella, Mickey. Vedi un po' se ti è arrivato il file. Credo di sì. Io mi fido e l'ho cancellato. Ok. Mi sono fidato e l'ho cancellato. Ma è una carta standard, mi confermi? Riesci a girarmi il link che è privato? Brian, io non me la ricordo. Incrollabile. Incrollabile di Cancelo, sinceramente. Boh. Questo incrollabile Cancelo non riesco davvero ad averci appreso. Oh, può darsi, magari, non, magari mi ricordo male io, può essere. Fabinho che fosse incrollabile, ne sono sicuro. È anche vero che io Cancelo lo usavo pochissimo ai tempi. Quindi, cioè, è possibile. Non ti dico che. Non ti dico che non possa essere, anzi. Ti dico assolutissimamente che è possibile. Sarà possibile. È coinciso lì, diciamo. Uno è il Potu, però l'altro lo lì sta dicendo proprio carta standard, eh. Lui sta dicendo proprio carta standard.
probabilmente se esiste un Potu che è incrollabile, siccome i Potu sono quasi sempre riferiti ai giocatori standard, allora sicuramente è esistito un Cancelo standard, ecco, incrollabile. Questo sì. Sì, sì, no, ma... ribadisco quanto ti ho detto. Ti credo, ti credo. Ti credo, Brian, ti credo. Non è che non ti creda, non... non me lo... cioè, onestamente non me lo ricordavo, non... poi vabbè, allora attenzione, che Cancelo passasse da incrollabile a normale per come comunque stava giocando il periodo, cioè onestamente ci può anche stare, eh. Onestamente ci può anche stare, sinceramente. Cioè, non è una cosa così folle. Per niente, anzi, non lo è proprio per niente. Buonasera a tutti, buonasera e benvenuti. Mi sa che ho appena scoperto una cosa interessante. Non c'è solo il tiro buggato, ragazzi, ma mi sa che c'è anche il passaggio buggato. Ha tirato una fucilata a tutti su questo passaggio. Eh sì. Sì, ragazzi. C'è anche il passaggio buggato. È una cosa che volevo provare già da un po'. Questo ragazzi rende comunque per il mio modo di giocare il tridente di nuovo da... sa da ritirare fuori. Bugga proprio il triangolo. È una cosa incredibile. Probabilmente anche con la X. Adesso valuto. Vediamo un po'. Adesso vediamo un pochino. Proviamo pure con la X.
Un giocatore paralizzato completamente. Guarda che mi è passato 10 volte sotto le gambe. Andando dritti, proprio dritti per dritti. Gioco già due così, porco Giuda. Di buttarmi a letto. Ma si siano un po' ripresi. No, che brutto sto passaggio, vera. Madonna. Quando passa dritto poi si incoglioniscono. Per una volta che aveva passato una palla a cavocchie, ve l'aspettavate, eh? Scivolando. Non lì. Assolutamente non. Trasparenza. Ever. Oh, shit.
Sto vedendo i draghi, raga. Ma proprio di brutto. Proviamo così. Che dite? Forse magari qualche buco di troppo lascia... Sì. Ciao Rick, come va? Virgilio è stanco. È bello che ha quel Ribéry. Troppo alta. Cazzo. Bravo, perché questa chiusura molto bella. Fammi andare. Un po' raffreddato, un po' cotto, ma felice. Sono stato fortunato, ho voluto aspettare. Sono stato fortunato. Però ha avuto una paresi per i giocatori non indifferenti. Andate, andate. Ci è andata bene. Bella, beh. Un po' di paresi questa partita per me. Bravo te, bravo te. Un po' di paresi per me. Un po' di paresi, un po' di giocatori paralizzati. Qualche botticina di lag, ma ci può stare. Penso che sia un po' il mio cervello il lag. Anche, quindi magari può darsi che ce l'abbia avuto, un'allucinazione. Ah, ma... No. Cioè, solo momenti. Non era una cosa costante. Solo qualche momento così. Niente di imprescindibile, anzi. Era bella fluida per un bel po'. Ma poi, comunque, bisogna rimettersi, secondo me, nella cosa di accettarla proprio al massimo questa roba qua e prenderne atto. C'è, puoi entrarti in game e conto, la cosa viene... Ora diventa complicato per tutti. Questo sì, però è importante che siano momenti. Lo so, ma non è colpa tua. Purtroppo non è colpa tua, non è colpa di nessuno. Potrebbe essere anche la mia rete, eh. Io ci sono un paio di giocatori che davvero
faccio fatica. Li hai visti? Quella l'ho voluta proprio voluta così distinta. Non l'avevo mai provata, però funziona anche con i passaggi questa cosa. È micidiale, funziona anche con i passaggi. Diciamo che si presta di più il 4-3-3 a queste cose qua, perché comunque puoi giocare su linea diagonali con lo scarico sul trequartista. Fa tanto. È inevitabile. Ragazzi, siamo andati lunghi, però ci siamo divertiti. Io vi ringrazio di cuore per aver seguito la live su Sports Rivals. Grazie per chi ci sta supportando. Grazie a chi si vorrà iscrivere sul canale YouTube, punto esclamativo YouTube. Non vi lascio però senza contenuto. Vi portiamo sul canale di Andri Sport. Signori, noi ci vediamo probabilmente giovedì. Di nuovo sui Sports Rivals per fare un recap di quella che è stata e che sarà poi la fine della programmazione, a livello settimanale, proprio sempre sul canale. Vi mando un grande bacio, un grande abbraccio, un grosso braccio e ci vediamo molto presto per un prossimo contenuto targato Alonso Grey Fox. Buonanotte a tutti, raga. E vi chiedo ancora scusa per le live un po' mosce. Ciao raga.